97% degli immobili ha una classe energetica inferiore a D, quindi vuol dire che è assolutamente inefficiente. Questa percentuale si abbassa un pochino in Regione Lombardia, che è una regione virtuosa, arriva al 76%, comunque una percentuale molto alta. Per contro, gli edifici che noi consideriamo efficienti, hanno una percentuale intorno al 7% se si considera la classe B, e non arrivano al 2% se si considera la classe A, siamo sempre in Lombardia. Questo è un indicatore molto importante che ci sta ad indicare quale sia la differenza tra il patrimonio edilizio esistente molto inefficiente e il patrimonio edilizio nuovo che deve essere costruito secondo le nuove regole. Ricordiamo che i nuovi edifici dovranno avere come minimo una classe energetica A1. Il miglioramento dell'efficienza è un qualcosa che comunque va avanti, ma in modo molto lento e sicuramente sarà molto difficile raggiungere gli obiettivi che prevedono al 2030 una riduzione delle emissioni del 39% e al 2050 addirittura del 63%. Gli strumenti ci sono tutti, abbiamo le competenze, abbiamo le tecnologie, anzi come Sistema Italia queste tecnologie per l'efficienza energetica le esportiamo, abbiamo delle aziende che sono in grado di intervenire sia sull'involucro che sugli impianti e da ultimo, non meno importante, abbiamo i finanziamenti. Cosa non funziona? Il processo è molto lento perché forse manca una strategia di impatto. Mi riferisco ad esempio a un piano che nell'edilizia pubblica, nel social housing, preveda delle azioni molto forti. C'è il problema dell'informazione, c'è il problema anche dell'inconsapevolezza che a volte gli utenti hanno su quanto si possa risparmiare. La riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente deve essere vista assolutamente come una grande opportunità che noi possiamo sfruttare, un'opportunità che non solo contribuisce al miglioramento dell'ambiente, contribuisce alla dipendenza energetica del nostro paese, ma allarga un'economia che è appunto quella della riqualificazione rivolta sia agli impianti che agli edifici, molto utile per il nostro sistema economico.